Margherita, presidente. Giunta Margherita. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ci dice il suo nome? Mi chiamo Giunta Margherita. Nata? Nata a Giarre il 18/05/1963. Bene, prego, signor Pubblico Ministro. Sì, grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Dice la sua qualifica cortesemente. Sono un sovrintendente della Polizia di Stato e faccio servizio alla Direzione Centrale Anticrimine, Servizio Centrale Operativo di Roma. Oh, allora, sovrintendente, senta, le volevo chiedere, lei, diciamo, nel periodo post stragi, quindi dal 1992 a scendere, dove prestava servizio e con che mansioni? Allora, io mi sono arruolata il 21 dicembre 1992. Ho fatto i 6 mesi di scuola, sono uscita il 20 giugno del 1993 e come prima nomina sono stata assegnata alla questura di Palermo e facevo servizio all'ufficio di gabinetto. Poi, superati i 6 mesi in prova, ho continuato a fare servizio di vigilanze e quant'altro e poi nell'anno 1994, adesso non ricordo esattamente il mese, sono stata trasferita con un trasferimento interno presso la squadra mobile di Palermo. Lì sono rimasta, se non erro, fino al 19 giugno 1996. Oh. Da allora sono stata mandata allo SCO, dove attualmente presto servizi. Senta, non riusciamo a focalizzare meglio il suo ingresso alla squadra mobile di Palermo? L'anno sì, il mese. Il mese non se lo ricorda, né se era prima o dopo l'estate, tanto per dirne uno. Non se lo ricorda. Proviamo ad agganciarlo. Dottore, mi scusi, stiamo parlando di 25 anni. No, lo so, fa. Lo capisco, però il mio dovere è quello di cercare di approfondire. Certo, io tutto quello che mi ricordo, infatti le date che le ho dato, allora, sono quelle arrivare, che... Per arrivare ad una vicenda, diciamo, che sì, la riguarda un po' più da vicino, sulla base di quello che poi le verrò chiedendo. Il suo ricordo è che lei, quando viene trasferita alla squadra mobile di Palermo, Vincenzo Scarantino è già un collaboratore di giustizia o no? Se non ricordo male era già un collaboratore di giustizia, okay, perché io l'ho conosciuto ad Imperia, era già Imperia quando sono andata a fare dei servizi, okay, lì. Quindi diciamo il suo ricordo... Imperia, scusi, in un paesino... Adesso ci arriviamo. Non mi ricordo quale. Adesso ci arriviamo. Lei è arrivata, è stata trasferita alla squadra mobile di Palermo, in che sezione? Allora io stavo alla terza sezione, quella che si interessava di reati contro la pubblica amministrazione. E il suo dirigente chi era? Il dottor Roberto Di Legami. Dottor Roberto Di Legami, lei ha avuto contezza dell'esistenza, quando arriva lì alla squadra mobile, del gruppo Falcone Borsellino? No, non lo sapeva. No, non lo conoscevo. Nel senso, anche perché ero appena agente, cioè ancora non ero entrata nel mondo della polizia, mentre oggi ho un'esperienza chiaramente diversa. Lei ha conosciuto il dottor Ricciardi? No. No. Il dottore Bo? Sì. Il dottore Bo l'ha conosciuto, per quale motivo? E dopo quanto tempo rispetto al suo ingresso alla squadra mobile? Allora, quanto tempo dopo il mio ingresso alla squadra mobile, non le so rispondere assolutamente perché non lo ricordo, ma l'ho conosciuto alla squadra mobile di Palermo. E l'ha conosciuto per quale motivo? Visto che lei faceva servizio, diciamo, in una sezione... La squadra mobile, che perché almeno per quello che conosciamo, sì, le carte. Però bene o male i funzionari erano quelli che conoscevamo tutti, cioè i nomi. Che funzione aveva, se lo ricorda, all'interno della questura di Palermo, il dottore Bo, quando lei lo conosce? No. Non se lo ricorda. Dottore, non lo ricordo. Ma lei ci ha avuto a che fare col dottore Bo? Ma personalmente, che io abbia mai lavorato a stretto contatto con lui, no. Poi successivamente, quando andai a fare questi servizi in provincia di Imperia per Vincenzo Scarantino, sapevo che praticamente era, forse se non ricordo male, era il responsabile del gruppo PF, chiamato così, Borsellino Falcone, dopo le stragi. Ok, quindi però non ho mai avuto... Faccia, scusi, nel momento in cui lei comincia a svolgere questo servizio, adesso vedremo come nasce questa questione,
lei comincia, diciamo, a avere rapporto, comunque a interloquire con il dottore Bo, se ho capito bene, no? No, non più di tanto, perché come le dicevo, e poi magari glielo dico in questi termini. Allora, io ero assegnata alla terza sezione, sì. Il mio funzionario era il dottore Roberto Di Legami. Poi, non mi ricordo esattamente il periodo, iniziai ad essere mandata in provincia di Imperia a fare questo servizio che era formato, così articolato. Aspetta, scusi, chi è che la incarica di svolgere questo servizio? Me lo comunica, se non ricordo male, il mio funzionario, che praticamente alla mobile funzionava così, siccome eravamo pochissime donne, all'epoca da 6 a 9 donne eravamo, non le saprei dire il numero esatto, però eravamo pochissime donne, e c'era l'esigenza di fare questo servizio, perché appunto veniva richiesta la figura femminile, e fummo prese da tutte le varie sezioni dove prestavamo servizio. Non era attinente il discorso se lei faceva parte di quel gruppo o meno. Cioè, l'importante è che eravate lì alla questura. Sì, sì, che eravamo di quell'ufficio della mobile. Quindi le viene spiegato, no, le ha detto serviva una figura femminile. Perché questo lo volevo chiedere? Perché praticamente a Imperia c'era Vincenzo Scarantino insieme alla moglie e le figlie e i figli. Ma perché necessitava del personale? Perché la donna si interessava della, diciamo, la tutela, tra virgolette, diciamo, della signora. Quindi era richiesto del personale femminile? Sì, per la moglie dello Scarantino. Sì, per la moglie dello Scarantino. La signora Basile. Rosalia sì, Basile. Sì. Senta, le viene spiegato, immagino, comunque gliela pongo come domanda, le viene spiegato che tipo di compiti dovevate assolvere? Lei fa servizio a San Bartolomeo al Mare, se ho capito bene. Cioè, lei inizia il suo servizio e Scarantino è già a San Bartolomeo al Mare. Sì, e questa è la località dove era, perché non me lo ricordo la località, provincia, però in provincia di Imperia. Cioè, lei è il primo. Sì, sono sicura che era ad Imperia, perché alloggiavo in un albergo ad Imperia, per cui poi noi io insieme agli altri due colleghi andavamo sul posto con la macchina. Come si svolgeva questo servizio e che compiti avevate? Allora, io personalmente mi ricordo questo, che la mattina alle 8 andavo a prendere i bambini per portarli a scuola, tranne la piccolina che non mi ricordo... Che, no, non era all'asilo, parlo della femminuccia e il maschietto, quelli più grandi. Io li accompagnavo a scuola, li lasciavo a scuola e dopo uscivo insieme alla signora Rosalia e l'accompagnavo, mi diceva di volta in volta quello che aveva bisogno di fare, nel senso accompagnavo al supermercato o la portavo per i mercati rionali, e, insomma, trascorrevamo molte ore insieme a fare tutti questi giretti. Poi la riportava a casa, riandava a prendere i bambini a scuola e loro poi pranzavano, anche noi ci allontanavamo per fare la nostra breve pausa di pranzo, e dopodiché ritornavamo e io mi dedicavo ai bambini, nel senso li aiutavo a fare i compiti di scuola, anche perché la grande, se non ricordo male il nome era Giuseppinuccia, io la chiamavo Pinuccia, e aveva 10 anni e ancora faceva la terza elementare, e per me era impensabile che una bambina di 10 anni frequentasse ancora la terza elementare. E poi era una bambina molto intelligente, volenterosa, e voleva crescere a livello di scuola, e mi sono dedicata per tutto il periodo, ma per una questione mia, forse per l'istinto materno che c'è in ogni donna, mi sono sentita di aiutare questi bambini. Senta, lei ci ha descritto la giornata tipo, diciamo. Sì. Ecco. Io voglio però tornare a monte, cioè nel momento in cui lei viene investita di questo compito, poi vedremo se lei riesce a ricordare i periodi, che cosa le viene spiegato, cioè che cosa le viene detto che dovevate fare lì? No, ma non c'era una spiegazione di quello che dovevamo fare. Io ora non mi ricordo se mi hanno detto qualcosa a proposito, però sapevo che la mia posizione era quella di stare a disposizione, tra virgolette, diciamo, della moglie, e nello stesso tempo stare più vicini ai bambini. Come le dicevo prima, dottore, per una questione mia, umanitaria, lei poi ha fatto questo, questo è chiarissimo. Senta, le voglio chiedere, questo servizio come si articolava? Cioè, c'era lei? Io e altri due uomini.
due colleghi maschi. Altri due uomini. Questi sì. due uomini provenivano da quale sezione, da quale reparto? Da quale... Allora, dottore, tutti dalla squadra mobile. Le sezioni non, non saprei dirle, perché le ripeto, non è che venivano, appartenevano diciamo al gruppo BF Borsellino Falcone, venivano prese dalle varie sezioni, anche perché l'amore di lavoro a Palermo era enorme. Ed era questo servizio veniva fatto con degli uomini che compatibilmente al, quindi, lei dice, al lavoro non necessariamente appartenente al gruppo Falcone Borsellino. No, non necessariamente. Lei ricorda quello che... di aver svolto servizio con persone non appartenenti al gruppo Falcone Borsellino? Dottore, sinceramente non lo so distinguere, anche perché gli uomini lì erano all'incirca eravamo 350 uomini. Scusi, e lei ci ha raccontato la sua giornata. Sì. I suoi colleghi. Allora, i miei colleghi, per quello sempre che mi posso ricordare, quando io uscivo con Rosalia rimanevano con Scarantino. Nell'abitazione? Sì, nell'abitazione. Dentro l'abitazione? Sì, mentre più di una volta succedeva che Rosalia rimaneva a casa e se noi, lui, Scarantino, ogni giorno si faceva fare la spesa, questo me lo ricordo, perché mi ha fatto uscire pazza. Per girare tutti i supermercati possibili e immaginabili, perché dove costava una cosa all'epoca c'era la lira, una lira in meno, e noi dovevamo fargli la spesa. E quando Rosalia non usciva, generalmente uscivamo tutte e tre insieme, o al massimo uno rimaneva lì e gli altri due andavamo a fare la spesa. Anche perché mi ricordo quest'altra cosa, che Scarantino era molto geloso della moglie. E la figura forse femminile era anche dovuta a questa. Questa situazione. Perché più di un'occasione. Più di un'occasione, quando quei brevi momenti che io rimanevo a casa, che ero lì a casa, notavo che la prima cosa che lui faceva era guardare negli occhi i miei colleghi maschi per vedere se guardavano la moglie. I suoi colleghi rimanevano a casa dello Scarantino a fare cosa? Lei lo sa? No. Non lo so, né sinceramente quando finivamo il servizio ne parlavamo più di tanto, perché io non vedevo l'ora di uscire da quella casa. E perché? Perché già ero stanca e lui era un personaggio, insomma, diciamo tra virgolette pesante. Se io meno avevo contatto con lui, più felice mi sentivo. Senta, per quello che le risulta e per quello che ricorda, c'era altro personale della Polizia di Stato oltre a voi? Allora, questo non me lo ricordo, però se non erro lui era, mi sembra, agli arresti domiciliari o qualcosa del genere. Sì, E forse era prevista, diciamo, la vigilanza, ma non mi ricordo se c'era questo personale sul posto in divisa o in borghese. In divisa o in borghese, ricorda di servizio di vigilanza esterna? Dottore, alla casa di Scarantino? Le direi, le direi una bugia, perché non lo ricordo effettivamente, perché non lo ricordo. Ora, questo anche per aiutarla nel ricordo, vediamo se le risulta. Io le voglio mostrare una disposizione che la questura di Imperia, l'ufficio di gabinetto, detta in relazione alla permanenza di Scarantino lì a San Bartolomeo al Mare. Sono tutta una serie di prescrizioni che vengono date, una nota del 6 ottobre 94 che è già acquisita agli atti, che abbiamo mostrato precedentemente. Grazie. Io glielo mostro perché, come vedrà, ci sono tutta una serie di disposizioni operative che vengono date al personale, che magari le può richiamare alla mente un qualche episodio. Sì, che le io adesso lo leggo tutto, però a questo punto le posso dire che non l'ho mai letto. No, ma è chiaro che non l'ha letto lei, però dico, siccome lì vengono dotate tutta una serie di cose operative, è per verificare se leggendo questo documento lei ricorda degli episodi che sono accaduti, magari agganciando un dato oggettivo, che le inducono, altrimenti mi dice, guardi, continuano a non ricordarlo. Non è. Ok, dottore, allora me lo leggo tutto. Ok, dottore, l'ho letto. Ecco, allora, dico, questo serve per capire se le sollecita allora, ricordo circa la presenza o meno di questo personale. Allora, a questo punto, se non lo ricorda, mi dice No, a questo punto, anche se io non lo ricordo, però mi no, viene no, spontaneo. Se non lo ricorda, andiamo oltre, nel senso, cioè, lì era per capire, siccome ci sono delle disposizioni operative, magari si poteva agganciare a qualche dato che lei ora dice, sì, effettivamente questo me lo ricordo, e quindi poter ricordare la presenza di questo personale. L'unica cosa che se lo ricorda, l'unica cosa che posso pensare è che, essendo loro in abiti civili e io non conoscendoli personalmente, se ci stavano non attiravano la mia attenzione, cioè altro vedere la macchina con i colori distribuito. Allora gliela faccio diversamente.
Voi, per quello che è il suo ricordo, avevate la disposizione anche della tutela della sicurezza dello scarantino? No, che io sappia, non mi ricordo. Cioè, questo no. Anche perché, le ripeto, dottore, io uscivo, quando uscivo da sola con la signora, o accompagnata dai colleghi. Lei riesce a ricordare... Ma possibilmente una cosa, un'informazione che io non avevo, che non sapevo e che non, magari non ho mai chiesto, però no, che io sappia no, se no non aveva senso uscire da sola insieme. Esattamente, Senta, l'altra cosa, questo servizio si svolgeva per quanto tempo, cioè per quali periodi? Noi ci alternavamo. Lei ricorda di aver svolto questo servizio per quanto tempo, diciamo, che durata ogni volta? Presta poco, forse era una settimana o al massimo 15 giorni. Poi io magari rimanevo di più, facevo periodi più lunghi, perché le donne, come le dicevo, dottore, eravamo pochissime. Quindi lei dice, i turni erano di 15 giorni, ma le donne... Una settimana o massimo 15 giorni, ma le donne facevano un periodo più lungo perché eravamo poche, quindi dovevamo far sempre in base alle esigenze lavorative, perché eravamo impegnate a fare di tutto di più, e noi ci alternavamo forse con periodi un po' più lunghi proprio perché eravamo troppo pochi, poche. E poi un'altra cosa, lui scarantino cercava sempre di avere me, ma almeno queste notizie mi erano state date, se non ricordo male, da qualche mio collega, perché aveva visto la predisposizione nei confronti dei bambini, sì, che gli facevo fare compiti. Senta, lei ricorda quali sue colleghe svolgevano questo servizio, colleghe donne? Allora, i nomi non me li ricordo più di tanto, all'infuori di una, che un ispettore, si chiama Claudia Cogoni. Claudia? Cogoni. Cogoni? Sì. Cogoni. Che faceva servizio dove? Sempre alla squadra mobile. Sì, in che sezione? No, dottore, non me lo chiedo. Ispettore Claudia Cogoni. Sì. Senta, Castelli Margherita, Caterina se la ricorda? Sì, me la ricordo. Svolgeva servizio che lei, questo servizio a San Bartolomeo? O comunque io non mi sono mai alternata con lei, però non le so dire... Non si è mai alternata con lei? No, cioè io il cambio, ecco perché mi ricordo di Claudia Cogoni, perché è capitato che mi sono data il cambio con Claudia. È capitato che si è dato il cambio con Claudia. Altre sue colleghe con le quali si è dato il cambio, se lo ricorda? Dottore, ce li ho presenti ma non mi ricordo il nome. San Mataro, Carmela Giovanna? Carmelina, sì. Lo svolgeva questo servizio? Allora, San Mataro Carmelina faceva parte lei del gruppo BF proprio, era assegnata a quella sezione. Lei poi Maria Antonia? Me la ricordo, sì, anche lei alla squadra mobile. Le risulta che ha svolto questo servizio? Non ci giurerei, dottore, non me lo ricordo. Burgio Lucia? No. Non lo sa? No, non lo so. O non lo esclude? No, non lo so perché non me la ricordo nemmeno... Serantini Daniela? No, non me la ricordo. Satariano Graziella? No. Zabot Lucia? No, colleghi col nome Lucia non me ne ricordo nemmeno una, a dire la verità. Oh, Faccini Patrizia? Una Faccini me la ricordo sì e no. Invece di colleghi maschi, lei con chi ha il ricordo di aver fatto questi periodi? Allora, loro si alternavano periodi, come le dicevo, più brevi, e a me mi è capitato di fare più di un servizio insieme ad Antonio Nisticò, notar Giacomo, non ricordo il nome. Nisticò? Nisticò, con l'accento sulla O. Antonio. Poi notar Giacomo, ma non mi ricordo il nome di battesimo. E poi l'ho fatto con Marco Nobile, però se non mi ricordo male Marco è il secondo Nobile, nome. Nobile Marco o Salvatore? Infatti, perché Marco sarebbe forse il secondo nome, io lo chiamavo Marco ma se non ricordo male aveva il nome Salvatore come primo nome. E poi ho fatto un turno con Giampiero Valente. Sono in dubbio, non mi ricordo bene se l'ho fatto pure con Di Gangi. Poi in questo momento il nome è... Senta, oltre a questa esigenza di andare lì a San Bartolomeo al Mare, lei ricorda di aver fatto altri servizi fuori sede in quel periodo? No. Quindi laddove nel suo foglio di servizio c'è scritto servizio fuori sede, è riferibile a questa attività? Sì, se non ricordo male sì. Allora, acquisendo Imperia, questi, sì. Ecco, acquisendo i fogli di servizio,
A noi risulta innanzitutto che lei svolge un primo periodo a servizio fuori sede, quindi San Bartolomeo, sì, per quello che lei ci dice oggi, dall'1 febbraio al 7 marzo del 95. A memoria di un periodo così lungo, diciamo, perché dall'1 parliamo... febbraio? Mi scusi. 1 febbraio, 7 marzo 95, parliamo... Ma può essere, sì sì, è possibile, perché come le dicevo prima, lui spesso, non so con chi, faceva richiesta della mia persona perché vedeva che nei confronti dei bambini io avevo questo, esternavo questo affetto, oh, e poi mi dedicavo a loro. In questo stesso periodo, diciamo in questo arco di tempo, risulta come servizio fuori sede nella squadra mobile di Palermo, Mattei Fabrizio, dal 31 gennaio al 15 febbraio del 95, quindi è il periodo che coincide con questo suo servizio fuori sede, e Santoro Antonio, stesso periodo, 31 gennaio. Allora sì, Santoro Antonio me lo ricordo perfettamente, sì, 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 perché quindi adesso... Quindi servizio con questo Santoro Antonio. Con Santoro Antonio sì, e però... ricorda se ci fosse anche Mattei Fabrizio in quell'occasione? Sì, 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 sì. C'era? Oh. Però me lo sta dicendo lei il periodo, diciamo, no, no, dei mesi. Io per capire, però se lei ha un ricordo di aver fatto servizio con, sì, Mattei. Sì, 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 adesso dottore, se, vabbè, chiaro, cerco di ricordarmi i nomi, ma non... di tutti i colleghi con i quali ho fatto il servizio, poi, non lo ricordo. Nel periodo successivo, come servizio fuori sede, a noi risulta Nobile Salvatore dal 15 febbraio al 3 marzo 95 e Valenti Giampiero dal 15 febbraio al 3 marzo 95. E infatti sono i nomi che li ho fatto io, ma non ricordo i periodi. Okay. E poi ancora a seguire, dal 3 marzo 95 al 20 marzo 95, quindi coincide per qualche giorno con il periodo ultimo di sua permanenza a San Bartolomeo a Mare, Mattei Fabrizio, ancora una volta, e Santoro Antonio. Allora, se con Matteo Fabrizio e Santoro Antonio io ho fatto un turno, due turni, tre turni, quattro turni... Non se lo ricorda, però tanto è che ricorda, sì, sì, che sì, ha fatto ricordo questo, sì, servizio. Sì, sì, sì. Poi a noi risulta che sempre come servizio fuori sede lei ha fatto un periodo dal 7, dal 7 aprile al 22 aprile del 95 e fuori sede risultano sempre dagli atti acquisiti Mazzola Giuseppe e Valenti Giampiero. Mazzola non mi dice niente, non me lo ricordo. Non mi ricordo questo nome e cognome, però sicuramente se è così. Giampiero Valenti, sì, come le... Giampiero Valenti se lo ricorda, che ha fatto il servizio, sì, insieme. Sì. Mazzola non se lo ricorda. No, Mazzola Giuseppe in questo momento non me lo ricordo assolutamente. Però se risulta così... Poi io così cerco di fare appello alla sua memoria, perché è una cosa che non siamo riusciti a chiarire. Nel senso, sì, che c'è un suo impiego come servizio fuori sede dal 23 aprile del 95, ma non capiamo quando lei torna in sede, perché non abbiamo il ritorno di quando lei torna in sede. Lei ricorda se quando faceva questo servizio a San Bartolomeo al Mare lo Scarantino ebbe un qualche impegno processuale? No, durante la mia presenza, anche perché mi sarei ricordata che... No, non che lei l'abbia ascoltato, perché ecco, dico questo, ma che lo Scarantino sia stato assente qualche giorno perché aveva un impegno processuale. No, non lo e ricordo. E lei si è rimasta da sola a casa, ovviamente con la moglie e i figli. No, no, dottore. Cioè lei ha il ricordo di un periodo in cui Scarantino non c'era e lei era... da sola, tra virgolette, a svolgere questo servizio con la moglie e i figli in, no, località, no. Non lo esclude o non lo ricorda? No, non lo ricordo, sinceramente non lo ricordo. Lei ha mai conosciuto Ribaudo Michele? Sì, sì, collega sempre della mobile. Era della mobile. Ricorda di aver svolto servizio a San Bartolomeo al Mare con Michele Ribaudo? No, mi sembra di no. Non lo esclude? Non lo escludo, cioè non lo ricordo completamente. Michele non me lo ricordo. Lo so, però cerchiamo di capire il significato del non ricordo. Non ricordo, nel senso, non ho ricordo, perché... oppure non ricordo, lo escludo. Questo no, voglio capire. Questo il discorso è questo, dottore. Come le dicevo, i maschi si alternavano sempre, so, più spesso. Caso, diciamo, però sono passati troppi anni per dargli una risposta esaudiente. Quindi non lo ricorda? Non lo ricordo, no. Mentre ho un ricordo nitido di Fabrizio Mattei, che me lo ricordo, mi ricordo Santoro Antonio, così come mi ricordo Salvatore Nobile, Antonio Nistico, e purtroppo per Michele Ribaudo non lo ricordo. Cioè, sa perché glielo chiedo? Perché noi non abbiamo trovato, come dire, il termine dei suoi, di questa sua trasferta del 23 aprile, però almeno sempre dagli ordini di servizio abbiamo visto che Castelli Caterina, in questo lasso di tempo, sì, è in servizio fuori sede dal 26 maggio del 95. Quindi le voglio chiedere, lei ha ricordo di aver trascorso un mese a San Bartolomeo al Mare nei mesi di aprile e maggio del 95? Perché abbiamo detto, cioè più di un mese a febbraio-marzo, poi 15 giorni, l'avvocato Panepinto è in fibrillazione, 15 giorni a aprile,
No, io sto chiedendo se ha un ricordo di aver svolto due periodi, quindi non uno, due periodi in servizio fuori sede di un mese. Questo è. Che come le dicevo, facevo periodi lunghi, sì, ma se lei mi dice i giorni, no, no. Io le voglio chiedere se è capitato un'unica occasione o in più occasioni in cui lei ha fatto un mese servizio fuori sede. Questo è quello che volevo capire. Però. Non lo ricordo, però facevo periodi lunghi, sì. Lo so, però siccome un periodo lungo l'abbiamo già detto, volevo capire se ha un ricordo di uno o più. Se non lo ricorda, andiamo oltre, io non posso ovviamente dire altro. Lei ricorda di aver svolto servizio assieme, innanzitutto scusi, un passo indietro, se no la domanda è successiva, Maniscaldi Vincenzo lo conosce? Chi? Vincenzo Maniscaldi. Ascolti, Vincenzo, sì, forse sì. L'ho conosciuto per quale ragione? Cioè... Ma penso sempre, è un collega della mobile. No, se no, no. Perché tutti questi cognomi... La faccio diretta, ricorda di aver... Ce l'ha presente fisicamente? No, questo... non ce l'ho presente. No. Allora, ricorda se con questo Maniscaldi lei ha trascorso un periodo a San Bartolomeo al Mare in questo servizio? Non ce l'ho presente, la sua presente, figura... Però mi dovevo fare le domande poi. Senta, in quel periodo, quindi a quello che ho capito, lei era in casa, giusto? Rimaneva in casa per fare questi compiti con i bambini e quant'altro. Sì, sì. Lei ha mai visto lo scarantino in possesso di documentazione? No. Ha mai visto se lo scarantino disponesse dei suoi verbali di interrogatorio? No, mai visto. Ha mai saputo che poi lo scarantino vennero... rinvenute o comunque lo stesso scarantino consegnò dei verbali di interrogatorio con degli appunti a fianco? No, non ho mai saputo, non ho... Cioè lei non si è mai interessata a questa questione, perché lei no, ha capito no. Se non ho notato io, male. Come le ripeto... dal 16 settembre, dal 19 giugno 96 poi va allo SCO, giusto? Sì, 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 dal 19 giugno 96. Ma successivamente non ha mai avuto più notizia dei processi sulla strage di Via D'Amelio? Ma qualche notizia così che attingeva presto, che ne so, la televisione, no, ma non, no, perché il periodo poi successivo, quando io andai via, 96, e ho iniziato a fare tutt'altro, cioè altri tipi di attività, indagini e quant'altro, e sono stata sempre presa come oggi dal mio lavoro. Quindi non ho mai saputo se Scarantino aveva ritrattato al processo. Ma sempre delle notizie così, tipo flash, perché sentito dalla televisione o perché ho letto forse qualche trafiletto in un giornale, ma non mi sono mai applicata più di tanto. Senta, con questo ispettore mi ripete il nome, ha detto Cogoni? Claudia Cogoni. Claudia? Sì. Cogoni? Sì. Lei è rimasta in contatto nel tempo? No. Ci siamo riviste in un'occasione che io sono scesa a Palermo per un lavoro. Uh-huh. Stiamo parlando, però io ero già allo SCOA, 2004-2005. Comunque lei è certa che questa ispettrice facesse questo servizio con Scarantino? Sì. Perché sì, il suo ricordo è che si cambiò di turno. Ma ci lei siamo era di turno entrante o di turno uscente? Non lo so, no. Non me lo ricordo, dottore. Però che ci siamo incrociate più di una volta, sì. E poi... Più di una volta addirittura? Mi sembra di sì. Senta, lei aveva... lei ha mai assistito a sfoghi dello scarantino in quel periodo in cui lei ha fatto servizio? Sfoghi del tipo... Scarantino, in sua presenza, si è mai dichiarato estraneo alla strage di Via D'Amelio? No. Ha mai manifestato l'intenzione di voler tornare in carcere e di non collaborare più? In mia presenza mai. Qualcuno le ha mai riferito che era accaduto? Mai. Lei aveva. Lei sapeva se. Lei sa se si ricorda se nell'appartamento dello Scarantino c'erano utenze telefoniche? Pensa di sì, per un utenze telefoniche. No, non lo ricordo. Non lo ricorda. Lei ha mai saputo se nel periodo in cui eravate a San Bartolomeo al Mare l'ufficio della Questura di Palermo, Gruppo Falcone e Borsellino, stesse facendo intercettazioni sullo Scarantino? Sì, quello sì, lo sapevo. Lo sapeva? Chi glielo ha detto?
No, quello no, non lei ha mai fatto le intercettazioni? No, no, di ascolto di intercettazioni? No. Ma sapeva chi se ne occupava di fare queste operazioni di intercettazione? Cioè il personale maschile che veniva con lei, sì, sapeva se fosse dedito anche all'ascolto delle intercettazioni? No, quello non glielo so dire perché non ne parlavamo, non... E dove si svolgessero queste intercettazioni lo sapeva? No, quello no, non lo sapevo. Vabbè, così è, non ho altre domande. Grazie.